Il camper van della Trigano sale sul treno di Sangritana Cargo, diretto in Germania per la prima volta. Sangritana è main contractor di una commessa ferroviaria internazionale. La Trigano, infatti, per il tramite dell'operatore logistico tedesco Ars Altmann, ha affidato all'impresa ferroviaria abruzzese il trasporto dei camper van che produce in Val di Sangro, dal terminal di Saletti a quello di Gross-Gerau in Germania. È la strada che abbiamo segnato, quella di mettere l'Abruzzo in condizione di poter competere con il resto d'Italia e d'Europa. E l'inaugurazione di questa prima attività oltre frontiera della Sangritana, di portare le merci prodotte qui nel cuore dell'Abruzzo fino al cuore dell'Europa per poter essere commercializzate, serve proprio a dare il segnale chiaro di un Abruzzo che cambia passo, che vuole crescere e che vuole recuperare il gap infrastrutturale che ha messo in questi anni le aziende e l'economia abruzzese in condizioni di difficoltà o di minore competitività rispetto alla concorrenza. Cosa significa per Sangritana d'ora in avanti trasportare il camper van? Per noi significa affermare una capacità organizzativa industriale che non è più limitata alla manovra. Abbiamo proiettato delle slide che rappresentavano la nostra storia. Abbiamo iniziato con delle attività di manovra sul porto di Ortona piuttosto che sulle attività giù a Saletti per Sevel. Oggi siamo un'impresa ferroviaria a tutto tondo. Problematiche diverse saranno affrontate per quello che riguarda invece il segmento gomma, che per questioni connesse alla pandemia ha avuto problematiche altre. Viceversa, sul cargo si cresce in modo esponenziale. È un elemento che sta portando sul territorio nuova produzione, nuove aziende, nuove possibilità non solo di investimento ma anche di assunzione, e quindi la Regione Abruzzo, che ha deciso di spendere su questo territorio oltre 61 milioni di euro, e la tua, che ne è soggetto attuatore, insieme alle capacità relazionali che la Sangritana ha dimostrato di avere, saranno un cocktail assolutamente importante per continuare a far sviluppare questo territorio.